grazie di essere intervenuti a questa inaugurazione. Io ci tengo moltissimo, oltre alla musica, anche alla fotografia, e quindi ogni anno, dal 1998, io sono riuscita bene o male, con l'aiuto di varie persone, a fare anche delle piccole e grandi mostre. Quindi sono felice di aver fatto anche quest'anno, di essere riusciti, grazie al Comune che ci mette a disposizione questo bellissimo spazio, e di essere riusciti anche alla fine di fare questo magnifico catalogo che resterà a memoria dopo che sarà finita la mostra, per chi vorrà acquistarlo e portarselo a casa, perché attraverso le fotografie, io dico sempre, ma non è una frase mia, si continua, o si può continuare in qualche modo ad ascoltare, a ricordare quantomeno la musica. I nostri fotografi ufficiali stanno, ci fotografano i teatri, i concerti più importanti, però noi da diversi anni abbiamo amplificato questo progetto con tanti bar, locali, ristoranti, e ci mancava, perché non potevamo fare le foto dappertutto. Sono intervenuti i nostri amici del Fotoclub e hanno fatto veramente uno splendido lavoro, quindi abbiamo dedicato una parete alle loro fotografie, che saranno poi riprodotte nel catalogo. Quindi poi dirà due parole anche Mario Dalmolin, che è il nostro presidente. Il festival si è istituzionalizzato, si è consolidato. A mio giudizio, nello scenario nazionale, si posiziona tra le realtà più interessanti, qualitativamente e anche quantitativamente. Gabriella, con la sua meravigliosa esperienza che ci ha donato in questi 20 anni, grazie alla sua competenza e ovviamente alla sua grande passione, ci ha donato un percorso che a mio avviso ha arricchito non solo il palinsesto dell'offerta, ma ha arricchito l'intera comunità cittadina, permettendo questo ponte con le esperienze internazionali più interessanti. Dopo il Festival di Padova, probabilmente io anche un po' ho smesso di fare foto di jazz, infatti ora faccio altro. E quindi riprendere in mano quei negativi, quei lavori che ormai sono datati, e devo dire che quest'anno è la terza volta che mi capita di fare un lavoro sul jazz per degli anniversari che vanno dai 20 ai 35 anni. Allora già mi rendo anche conto di quanto sono anziana io, ma lasciamo perdere. Vi ringrazio Gabriella, che comunque riesce sempre a creare delle emozioni per chi osserva queste immagini, per chi assiste ai concerti, ma anche per chi sta dall'altra parte come noi. Grazie. È stato anche un piacere per quanto mi riguarda, perché ho lavorato veramente tantissimo con la pellicola, e quindi questa cosa ha scatenato anche tutta una serie di ricordi e soprattutto di incontri che ho fatto con Gabriella, a cui devo sinceramente diverse cose, quindi mi fa davvero molto molto piacere essere qua. Soprattutto mi fa piacere incontrare la sua energia. Energia e passione aiutano un evento a funzionare, aiutano a fare arrivare tante persone e soprattutto ci mettono in contatto, ci aiutano a fare confronti e ci fanno aprire anche strade nuove. Quindi insomma, mi sembra una bellissima occasione per stare insieme, e spero che lo sia anche per voi. Felice di essere qua anche perché io mi occupo di fotografia pubblicitaria da tanti anni, però la fotografia nel jazz per me è sempre stata un grande piacere, perché è l'unione di due passioni. Quindi dopo aver studiato tanti anni musica e aver fatto il fotografo professionista, è stato abbastanza facile unire queste due passioni. E come diceva Harry Ford, chi lavora con passione è come se non avesse mai lavorato. Io sono 50 anni che sono in serie, e quindi vi ringrazio a tutti.